Manca poco. I Knicks non ci stanno, fanno fallo, lui segna sempre all'unita. E poi la radiocronaca della partita. Ed è storia! 100 punti. Teoricamente ci sarebbero ancora due liberi da battere, perché hanno invaso il campo. La partita è stata sospesa. Wilt per tutta la sua vita si sentirà dire da circa 100.000 persone: c'ero quella sera al Madison Square Garden dei 100 punti, c'ero, che gara, che giocatore che sei stato. E Wilt: ah, al Madison per i 100, grazie, me la ricordo quella partita. Erano poco più di 4.000. C'è un bambino che si porta via il pallone. C'è un altro bambino però che è presente. L'ha portato il suo papà per festeggiare il suo 10° compleanno. Non ci sono più fotografi, ma questo qua che ha portato il bambino, che si chiama Paul Vathis, è uno che con la macchina fotografica ci sa fare. È il premio Pulitzer 1962 per una clamorosa foto tra Dwight Eisenhower, ex presidente, e John Fitzgerald Kennedy. Dice a suo figlio: mi aspetti qua che vado un attimo in macchina a prendere la macchina fotografica. Vuole immortalare Wilt e per farlo convince Harvey Pollack a tirare fuori questo, il foglio con scritto 100. E uno dei più grandi fotografi della storia americana lo immortala. È un'immagine di pop culture americana e qualcosa di più.